campionato di prima categoria, girone C, 21esima giornata. La sfida è quella tra il Costano ed il Cascia. Entrambe le squadre cercano punti per provare ad allontanare la zona retrocessione. Il Costano è leggermente sopra il Cascia di qualche punto. Sfida dunque molto importante. Partono forte gli ospiti. Ci prova dalla lunga distanza Taraddei. L'intervento da parte di Mencarelli che mette in calcio d'angolo. Si fa vedere poi anche il Costano con Falcinelli col mancino. Era dentro l'area. Sfiora il gol. Occasioni da una parte e dall'altra. Attacca ancora Cascia. Altra conclusione. Respinta da Mencarelli. E poi una mischia in area di rigore. Si salva in qualche modo la difesa del Costano. Cascia che continua a spingere. Qui un'altra conclusione alta. Cominciano a essere parecchie le chance per gli ospiti, che poi sfruttano un grandissimo tiro da parte di Taraddei sotto l'incrocio dei pali. Pallone in pratica a scendere. 1-0 per gli ospiti. Gran gol del numero 9 del Cascia, Taraddei. Prova a reagire poi il Costano. Sinistro dentro l'area di rigore che termina altissimo. Poi sul calcio d'angolo ancora un colpo di testa. Gran parata da parte di Novello che toglie la palla dall'angolino. Ci rimane dunque 1-0 per il Cascia all'intervallo. Uscire il gol di Taraddei, poi subito a inizio ripresa il raddoppio da parte del numero 10, Medici. Sinistro sul cane non può nulla, Mencarelli. Il raddoppio quindi del Cascia, si complica la partita per il Costano che ci prova sui sviluppi di un corner. Pallone che viene allontanato dalla difesa del Cascia. Poi un lancio in area di rigore, intervento scomposto da parte della difesa del Cascia. Arriva il calcio di rigore per il Costano. Non ha dubbi il direttore di gara dall'ischetto. Va Mazzoli, grandissima parata da parte di Novello che manda in corner e tiene il Cascia sul 2-0 al sicuro. Costano che prova comunque a riaprirla, ancora una mischia in area di rigore, ancora Novello che fa su il pallone. È stata una brutta partita da parte nostra, da come loro arrivavano sul pallone si vede che avevano più voglia di noi di vincere oggi e niente, adesso ci alleneremo bene questa settimana e testa subito alla prossima partita.